L'allenatore e-sport è un ruolo particolare. Bisogna sempre puntare in alto, ovviamente. Cerco sempre di dare il meglio e poi quello che viene spero sia il massimo. Rispetto all'anno scorso parto molto più determinato e spero di poter far meglio dell'anno scorso. Si divide in tre grossi tronconi: il mental coach, il life coach e l'analyst. Il consiglio che do sempre a tutti è quello di cercare il proprio stile di gioco, come alla fine è l'identità di ogni squadra, quindi il consiglio che gli do è capire in cosa sono più bravi e implementare quella che è la loro appunto abilità. Portare questo stemma sul petto è assolutamente uno stimolo per noi.